Ciao amici, bentornati sul mio canale. Quante volte vi è capitato di avere tanti vinili, termoadesivi e non sapete dove metterli, come sistemarli? Bene, siete capitati nel canale giusto perché oggi andremo a realizzare questi bellissimi porta vinili. Quindi potremo poi sistemare tutti i nostri rotoli in questo modo, selezionandoceli a nostro piacere e gusto. Nel video di oggi quindi andremo a vedere la costruzione di questi portarotoli per vinili e per altre cose ovviamente e poi in seguito, quindi da qui a breve effettuerò poi un altro video dove invece vi farò vedere come effettuare una decorazione qui nella parte superiore, perché parliamoci chiari, che creativi siamo se non personalizziamo i nostri prodotti. Quindi, come dico sempre, banda alle ciance e all'opera! L'occorrente per questo progetto è il seguente: quindi due pezzi di tessuto ovviamente che preferite voi, l'importante sia un tessuto abbastanza consistente, quindi non troppo leggero. Io utilizzerò questa che è una tela. E questi come misure io andrò a utilizzare una larghezza di 32 centimetri perché il mio termovinile che poi andrò a metterci sopra è di 30 centimetri e 2 centimetri sono per il margine di cucitura, mentre la lunghezza dovete vedere voi perché va in base a quanti termovinili volete mettere, perché ovviamente più termovinili avete, più volete mettere, più deve essere lungo. Io nel mio caso ho calcolato 77 centimetri, poi vi farò vedere il perché 77 centimetri. Poi un'altra cosa che ci occorre è questo nastro è un nastro in poliestere, è abbastanza consistente, quindi va benissimo per quello che dobbiamo fare noi. Un metro, un cordoncino come questo, questa che ci servirà per fare poi dei buchi, questo che poi andremo a mettere questi occhiali sempre con lei, poi se non avete lei, insomma, potete andare eventualmente a farlo in modo diverso, oppure poi ci occorreranno delle stecche. Allora, io utilizzerò questi che sono dei spiedini lunghi, diciamo per le feste. Ho tagliato le punte e ne ho messe quattro insieme legandole così con lo scotch. Questo perché per dargli un po' più di resistenza, perché questo andrà a sostenere poi qui sopra tutto il nostro lavoro, quindi serve un qualcosa di molto molto che sia molto molto resistente. Se altrimenti, perché insomma avevo questo in casa, se voi volete, dovete acquistare qualcosa, potete prendere già una bella stecca di legno che si trovano di quelle rotonde, belle resistenti, sicuramente è anche meglio di questo. Poi serviranno delle pinzette come queste, se ce l'avete, oppure altrimenti potete utilizzare gli spilli. Comunque gli spilli servono. Più poi ovviamente le solite cose che sono forbici, la macchina da cucire, eccetera. Ok, andiamo a vedere il primo passaggio. Nel primo passaggio, quindi, cosa facciamo? Prendiamo una delle due strisce e dobbiamo farci qualche calcolo, ovvero dobbiamo calcolare che dall'alto, quindi dalla parte superiore del nostro tessuto, un centimetro se ne andrà per il margine. Poi per la decorazione dobbiamo vedere quanto vogliamo lasciare. Possiamo lasciare 20 centimetri, possiamo lasciare di più, quindi in base a quello che scegliete voi, in base a quanti termovinili dovete mettere, calcolate anche questo. Calcolate anche, quindi oltre la lunghezza della decorazione, anche ovviamente la circonferenza di questo, quindi cosa fate? Semplicemente in questo modo
andate a vedere quant'è fino a qua, quindi prendiamo e sono circa 6 centimetri, 5 e mezzo, 6. Facciamo 6 per stare più tranquilli. Abbiamo detto un centimetro, poi se ne andrà per il margine di cucitura, arriviamo a 7. Poi voglio lasciare 20 centimetri, quindi arriverò a 27 centimetri. Quindi da questo punto comincerò a mettere poi il mio nastro, ok? Da qui in giù. Da qui in giù, ovviamente, devo poi vedere e calcolare con i termovinili quanto me ne occorre. Intanto mi vado a prendere questo segno. Ok, quindi abbiamo detto 27 centimetri, che è qua. Un'altra cosa che dobbiamo fare prima di prendere le misure del nastro è quello di piegare così, quindi dalla parte del dritto lo pieghiamo su se stesso in questo modo e ci andiamo a schiacciare bene la piega. Perché così almeno cominciamo a prendere visione della parte centrale, ok? Perché poi il nastro, questo qui, lo dobbiamo mettere al centro, cioè abbiamo come punto di riferimento questa piega. Apriamo, ok? Quindi il nastro deve stare su questa piega. Ora il nastro dobbiamo andarci a fare una piega così. E poi di nuovo su se stessa, circa di un centimetro o anche poco meno. In questo modo abbiamo detto che è qui il punto che a noi interessa. Ok, e adesso lo blocchiamo con uno spillo. Così, ok? Fatto ciò, andiamo e prendiamo un termovinile. Quindi vedete voi, pure in base a quanto, quando lo andate a rotolare, quanto è largo il termovinile, ce lo posizionate in questo modo e poi andate a bloccare così. Ok? Dopodiché passiamo al secondo vinile. Prendiamo il secondo vinile, mettiamolo sempre qui. E andiamo e blocchiamo e facciamo così su tutta la lunghezza. Ovviamente non arriveremo fino in fondo perché dobbiamo sempre calcolare che anche qui ci sarà poi un centimetro di margine di cucitura, quindi non è che possiamo arrivare proprio fino qua alla fine, ma dobbiamo fermarci un po' prima. Ok, allora nel mio caso sono entrati 13 termovinili. Quello che dobbiamo andare a fare quindi una volta fatto ciò, quindi dopo averli bloccati tutti quanti con gli aghi, qui alla parte finale tagliamo. Quindi tagliamo questo pezzettino e adesso lo dobbiamo andare a mettere come prima, dobbiamo fare due piegoline, una in questo modo e poi un'altra qui, così. Ok, riprendiamo il nostro termovinile giusto per avere la conferma della misura, così posizioniamo questo e mettiamo lo spillo, quindi mettiamolo in modo che così rimane più rifinito qui alla fine, insomma, non esce brutto. Ok. Quindi, una volta fatto tutto ciò, cosa facciamo? Andiamo sotto macchina, andiamo a cucire dove abbiamo messo tutti i spilli. Il mio consiglio è passateci 2 o 3 volte avanti e indietro, perché? Perché poi a forza di mettere e togliere i termovinili, se fate soltanto una passata di cucitura, rischiate che poi si andrà a scucire e quindi poi cadranno i termovinili, i vinili, insomma, e i nostri rotoli cadranno. Per evitare ciò, il mio consiglio quindi è fate 2 o 3 volte avanti e indietro, ovviamente inizio e fine,
fate il punto, quindi il nodo, se la vostra macchina lo permette, o altrimenti un bel avanti e indietro anche sulla parte, due o tre punti avanti e indietro anche all'inizio e fine, giusto per bloccarlo. Ok, quindi una volta che noi abbiamo cucito bene tutto qui in mezzo, appunto, i nostri porta rotoli, cosa dobbiamo fare? Tagliare ovviamente il filo in eccesso, poi prendiamo l'altro pezzo di tessuto, mettiamo quindi questa che è la parte del dritto rivolta verso di noi e prendiamo l'altro tessuto. Se avete un dritto e un rovescio, ovviamente deve essere sempre dritto contro dritto e quindi il rovescio rivolto verso di voi. Li andiamo a posizionare per bene uno sull'altro. Blocchiamo poi con dei spilli, con delle mollettine, insomma, con delle pinzette tipo queste. E una volta che abbiamo bloccato tutto il contorno, andiamo e cuciamo tutto intorno su tutti e quattro i lati, lasciando aperto però una parte qui sotto, cioè qua sotto. Quando andremo a cucire, mettiamo la mano e lasciamo aperto la grandezza appunto della nostra mano, da qui a qui. Quindi partiamo qui, facciamo tutto il giro, torniamo, ci fermiamo qui. Avanti, indietro, inizio e fine, ovviamente. Quindi una volta che abbiamo cucito tutto intorno, andiamo e tagliamo qui negli angolini, in questo modo, ovviamente facendo attenzione a non prendere la cucitura. Poi dalla parte che abbiamo lasciato aperto svoltiamo il nostro lavoro. Una volta svoltato, ovviamente tiriamo bene fuori gli angolini. Una volta che abbiamo stirato il nostro lavoro, dobbiamo andare a chiudere quindi la parte qui sotto che è rimasta aperta. E io andrò a effettuare una cucitura proprio vicino vicino al bordo, quindi di pochi millimetri, ma questo poi vedete voi come vi piace. E un'altra cosa che dobbiamo andare a fare è quella di calcolare adesso la misura per inserire poi i nostri spiedini. Allora, giriamo il nostro lavoro, quindi mettiamolo la parte di dietro. Mettiamo i nostri spiedini in questo modo, un po' come abbiamo fatto per i termovinili, così, e poi li blocchiamo con dei spilli. Dopo averlo bloccato con gli spilli, andiamo sotto macchina e andiamo a effettuare questa cucitura e quindi anche la cucitura sotto quindi per chiudere la parte di sotto. Ok, quindi adesso che abbiamo effettuato questa cucitura, reinseriamo le nostre stecche qui all'interno. Adesso dobbiamo prendere la misura per effettuare due buchi, uno di qua e uno di là. Io andrò a utilizzare lei, quindi le farò a una distanza di circa, vediamo. 1 centimetro, a 1,5 centimetri, quindi dal bordo, quindi sposto la mia linguetta levetta qui a 1,5 centimetri e faccio il primo buco. La stessa cosa la faccio di qua. Quindi giriamo il nostro lavoro, prendiamo i nostri anellini. Andiamo a inserire all'interno del buco questo e poi anche quest'altro. Ok, allora, facciamo così. Adesso prendiamo il nostro spago. Io la punta dello spago, per evitare che si sfilaccia, metto sempre un pezzo di nastro scotch.
Tanto poi questa parte qui andrà dietro, quindi non si vedrà. Ok, prendiamo la misura più o meno di che altezza vogliamo farlo. Poi dobbiamo calcolare comunque un po' di più per il nodino, quindi io lo andrò a fare di una lunghezza, ma vi dico di quanto. Un 50 centimetri, che tra i nodi e tutto, diciamo ci siamo, dai. Facciamo 60, proprio per stare più tranquilli. Ok, quindi mo a 60 centimetri metto lo scotch, così. E taglio. Qua. E così abbiamo anche la parte superiore completata. Adesso non ci resta altro che reinserire tutti i nostri termovinili e appenderlo. Quando vi arriveranno i termovinili della Biflex, voi li troverete in una confezione come questa. E all'interno c'è la scheda tecnica. Ora io quando lo vado a rotolare, quindi il mio termovinile lo rotolo e ci metto l'elastico, in mezzo ci metto sempre la scheda tecnica, così da ricordarmi sia la serie che tutte le indicazioni riguardo poi l'applicazione del termovinile. Bene, e siamo arrivati alla conclusione di questo video. Come avete potuto vedere, non è difficile da realizzare, è un modo molto semplice e carino per avere tutti i nostri termovinili in ordine, ma non solo i termovinili, insomma, qualsiasi cosa che si possa rotolare. Poi in seguito, da qui a breve, uscirà un altro video dove vi farò vedere come personalizzare la parte di sopra. Questo a fianco ho già effettuato una personalizzazione, come potete vedere, e poi andremo ad effettuare quindi un'altra anche di qua, ma sarà un pochino più speciale, più particolare, quindi non perdetevelo. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like e condividete, così che il canale può crescere. Per dubbi, domande, qualsiasi cosa, scrivetemi pure qui sotto. Così che io posso rispondervi e se non siete ancora iscritti al mio canale, vi consiglio di iscrivervi così che poi potrete vedere i prossimi video. Ma mi raccomando, ricordatevi di accendere la campanellina, altrimenti poi non vi arrivano le notifiche. Io adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao amici, a presto!